Ebbene, chiamiamo in caso i sindaci perché ci sono dei problemi, è vero, nel sindaco di Santa Teresa. In che modo una tariffa che tiene lontano i turisti, ma non solo, va poi a gravare sull'economia di una cittadina come Santa Teresa? Ma intanto volevo ringraziare il comitato nella persona del presidente Paolo Vincentelli, salutare e ringraziare gli intervenuti, i sindaci e gli illustri ospiti e come sempre il professor Brigaglia che non ci abbandona mai e che ci mette a disposizione la sua persona. Intanto per capire come una dinamica che si innesca con il calo traghetti si ribalta poi sull'economia di una regione, nel caso specifico io mi limito al mio ambito, quello teresino, bisogna capire quanto ha determinato in termini di presenze, perché quello è il primo dato. E per questo noi abbiamo per ora uno strumento che io ritengo sia assolutamente insufficiente, che non sia in grado di dare la giusta dimensione del fenomeno, che è dato dalle presenze che vengono fornite e poi elaborate dalla provincia, ma che sono basate sugli arrivi nelle strutture ricettive alberghiere, che però ovviamente non sono sufficienti a disegnare un quadro più generale. Per questo io ho pensato di comparare questi dati che ci dicono, ad esempio per Santa Teresa, che c'è stato un calo di presenze ad iniziare dal 2010. Di un 15% per il 2010 e di un 17% virgola qualcosa per il 2011. E queste due cifre non riescono a spiegare come mai ci sia stato questo calo e poi allacciarlo al caro dei trasporti, perché nel 2010 ancora questo fenomeno non era avvenuto. Io ho cercato di approfondire questa questione e mi sono basato cercando di trovare dati più oggettivi e più certi per cercare di estrarre un numero percentuale che fosse attendibile il più possibile. E allora, guardando le quantità di rifiuti che vengono prodotti, io mi sono reso conto che in realtà non è così come viene fuori dalle statistiche delle presenze nelle strutture alberghiere. Ma il calo in realtà c'è stato ed è di un certo livello, ma è limitato all'anno 2011 perché abbiamo avuto un calo del 12% circa ed è più o meno in linea con le altre località della Gallura. Mentre invece per il 2010 questo calo non c'è stato, è stato un calo fisiologico intorno al 3%, 3,1%. Quindi già questo dato ci dice che il rapporto diretto fra calo traghetti e calo di presenze esiste. Tutti. Sindaco, fammi capire, tu hai incrociato dei dati reali che però hanno in qualche modo fatto emergere una verità, che il numero delle presenze, quelle registrate, non è quello effettivo. Quindi c'è un sommerso da considerare e questo sommerso può essere in qualche modo conteggiato con diversi criteri. Uno di questi è quello dei rifiuti. Avresti potuto probabilmente utilizzare anche i consumi idrici, i consumi elettrici. In qualche modo comunque ti hanno detto che esiste un sommerso. Dai tuoi dati però emerge una verità che sembra incontestabile, cioè che il calo c'è stato in corrispondenza con l'aumento delle tariffe dei traghetti. È così? Assolutamente sì, e coincide con l'aumento dei traghetti, quindi non arriva prima, per cui la crisi generale che chiaramente sta determinando anch'essa una difficoltà e che però era già presente prima del 2011 o quantomeno ce n'erano delle avvisaglie abbastanza reali, non ha, inc o ha inciso minimamente su questo fenomeno. Ciò che invece ha inciso in larga misura è proprio il calo traghetti e questo è certificato da questo dato che avviene proprio nel 2011. Ora, il dato in sé capire qual è la ripercussione reale sul tessuto economico della Sardegna non dice niente. E qui diventa più difficile perché bisognerebbe capire quanto questo calo di presenze ha determinato in termini di calo di produzione, di fatturato.
Così questo diventa molto più difficile, però sembra un dato abbastanza condiviso fra i commercianti che ci sia un dato che si avvicina al 20% e forse lo supera. Per cui è evidente che oltre al calo delle presenze c'è anche un calo della spesa, perché ovviamente la disponibilità finanziaria delle famiglie, della gente che viene in vacanza è diminuita. Grazie al sindaco Pisciotto, lo coinvolgeremo ancora.